Buonasera a tutti i nostri telespettatori e benvenuti al consueto Appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi si parla di ginecologia, per farlo abbiamo invitato qui in studio con noi il dottor Andrea Ciardulli. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera. Allora, innanzitutto io inizierei con eh, un accenno a quello che è stato il suo percorso di studi e poi anche quello lavorativo. Allora, sì, io um, mi sono laureato e specializzato al um, Policlinico Gemelli di Roma, quindi Università Cattolica del Sacro Cuore dove appunto ho conseguito la laurea e la specializzazione. Eh, ho lavorato eh, due anni, eh, diciamo un terzo della mia specializzazione è stata effettuata a Filadelfia, mi sono trasferito lì per completare gli studi eh, presso il Thomas Jefferson Hospital di Filadelfia, dove eh, ho approfondito le mie ricerche in ambito sia di diagnosi prenatale ma anche di eh, infertilità. Infertilità che poi diciamo, è, stata, eh, il mio, è sempre stato il mio cavallo di battaglia, eh, in quanto ho anche un master preso all'Università Federico II di Napoli. Quindi da allora uh, ho cercato di in quanto più uh, dedicarmi a, questa, a questo amore, che di fatto è stato il primo amore, quello dell'infertilità, e quindi da quando sono tornato dall'America, cioè circa un paio d'anni e mezzo, eh, cerco di dedicarmi anima e corpo alla ricerca della gravidanza per le coppie che si rivolgono a me. Parliamo dunque del, di questo <coughs> grande amore dell'infertilità, o, o meglio, della fertilità e della non fertilità. Vogliamo dare una definizione di quello che è l'infertilità. Certo. Beh, allora, innanzitutto si parla di infertilità eh, quando non si riesce a raggiungere una gravidanza nell'ambito di eh, rapporti libri non protetti per più di un anno. Logicamente eh, questa è la definizione generale, ma questa definizione ha delle piccole accezioni, cioè che generalmente dopo i 35-36 anni ehm, questo range può anche stringersi a 6 mesi, cioè ove mai ci fosse un'assenza di una gravidanza nella, uh, pur avendo rapporti liberi non protetti, eh, è possibile insomma, richiedere uh, degli accertamenti al, fi, al fine di valutare l'effettiva ehm, potenzialità uh, di fertilizzazione del di fertilizzazione, insomma, certo. quindi eh, di raggiungere l'effettiva possibilità di raggiungimento della, del nostro outcome che appunto è la gravidanza. Quindi ci sono delle età eh, prestabilite per cui entro una certa età eh, essere in, arrivare all'infertilità significa eh, non riuscire nell'arco di un anno, sopra i 35, giusto, sì. diventa 6 mesi. Sì, il, il 35 anni è il nostro cut-off. In quanto è dimostrato in letteratura che la riserva ovarica, cioè la capacità di dare maggiori possibilità alla donna di procreare, decrescono dopo questo fantomatico picco che è appunto i 35 anni. Ovviamente non c'è una, una decrescita diciamo, inesorabile, ma comunque si comincia a depauperare. E logicamente eh, questa è la definizione generale, ma eh, esistono anche qui delle, eh, delle, delle divergenze in termini di eh, valutazione, perché è possibile che la donna eh, non abbia effettivamente un'età biologica che corrisponda a quella anagrafica, sia in senso positivo che in senso negativo. Certo. Che cosa voglio dire? Eh, è possibile quindi che una donna di 35 anni abbia una riserva ovarica pari ad una donna di eh, 28 o addirittura a 35 di 43. Quindi ehm, questo è dato dal fatto che tutte le donne nascono con un pool di uh, uova ben definito che si aggira attorno ai 400.000 uh, alla nascita e che questo pool uh, nell'arco del tempo vada deve operarsi fino a che poi dopo non si esaurisce totalmente, poi ehm, andando a muovere con la manifestazione di quella che è la menopausa, che può essere a seconda dell'età dell più o meno precoce oppure fisiologica. Ma quali, sono, quali possono essere le cause che portano a un mancato concepimento? Allora, eh, su, questa, eh, su questo paragrafo si apre veramente un grande, eh, un, un grande panorama, nel senso che eh, sono cause da, a, da scri, ascrivibili sia le, alla donna quanto all'uomo in proporzioni uguali e eh, Nell'ambito de, de, cioè, nell della, uh, della ricerca delle cause pensiamo che mh, circa un 20-25% addirittura alla fine del percorso di indagine preliminare che va a valutare effettiva capacità riproduttiva della coppia non si arriva a nessuna risposta, quindi si dice che si ne causa. Quindi abbiamo una, um, una, una parte che è dovuta alla, alla, alla causa femminile, una parte è dovuta alla causa maschile. Nel, nelle cause femminili sono molteplici, possono essere dovute sia a problematiche organiche che funzionali, quindi possono essere dovute a problematiche tubariche, ovariche, uterine, endocrinologiche, metaboliche. Ehm, Nell'uomo altrettanto ci può, cioè, ci può essere una prechiesta chirurgia, nella, ci può essere una, una problematica di, di, di raggiungimento dell'orgasmo, una problematica eh, di erezione, una problematica di liquido seminale, eh, ci può essere una problematica, di, eh, proble una problematica sistemica nell'uomo che ti porta ad avere comunque un'impossibilità nell'avere un liquido fe seminale eh, fecondante. Uh -huh. Quindi eh, a, a mio avviso è fondamentale praticare un tipo di ricerca che deve essere meticolosa perché molte donne, il problema è che io nella mia pratica clinica sono uh, un po' sorrido, perché... Eh, vedo molte donne che giustamente nel momento in cui hanno un minimo dubbio si rivolgono al proprio ginecologo che nulla toglie ai colleghi per amor di Dio però ehm, così come io dico alle donne esiste l'ortopedico eh, che si occupa prevalentemente di spalla chi si occupa prevalentemente del ginocchio chi si occupa prevalentemente di, occupa prevalentemente di, di, di caviglia eh, di anca eh, allo stesso tempo nel 2020 esistono gli specialisti che hanno delle ultra specializzazioni e a mio avviso è, sono qui i professionisti che ci si deve rivolgere, soprattutto per certo. due motivi. A, per un dispendio economico, perché comunque voi non voi eh, le, le, le visite costano, le eh, specialistiche costano, a meno che non stiamo parlando in ambito di sistema sedano nazionale. E voi perché comunque cioè, ci sono delle, um, delle, dei limiti della propria uh, nei quali um, de, de alcuni colleghi che comunque non possono essere oltrepassati perché magari il loro background è stato loro. totalmente differente. Certo, quindi è il caso di rivolgersi a uno specialista in, um, sempre, comunque un fattore è dopo sei mesi, un anno che non si riesce a raggiungere, eh, a portare uh, al, al concepimento. Sì, al concepimento, sì. Ok, ci sono altri fattori che possono, eh, che, che specificano quando è il caso di rivolgersi a uno specialista e poi passiamo ai tipi di tecniche. Sì, allora eh, su questo mi preme dire una cosa e cioè che eh, bisogna ricordarsi una cosa perché molto spesso magari mi vengono delle coppie, anche giovani, che hanno cercato figli per tre mesi e dicono no c'è un eh. problema, <ride> non è così. Bisogna sapere in generale che l'essere umano come specie, non è un animale ad alta riproducibilità. Um, pensiamo uh, che uh, una, due, una coppia giovane di 25 anni, senza fattori di rischio, senza uh, avere nessun tipo di problema, hanno una possibilità di rimanere, di, di, di ottenere una gravidanza del 25-35-30%, insomma, quindi una su tre. Ecco perché noi diamo l'anno di tempo, perché magari qualche volta, magari, certo. non è manco semplice andare a. Uh, beccare il periodo di finestra fertile, quello come la definiamo. Mm -hmm. Un'altra cosa che però al di là, che vado ad aggiungere è che questa infertilità, voi non voi, eh, noi stiamo registrando, almeno nel mondo occidentale, stiamo registrando un decremento, tant'è che pensiamo, eh, io lo faccio sempre queste, questo, questo esempio, è, eh, pensiamo ai valori di riferimento per, per la lettura dello spermiogramma che mh, consiste nel... Nel, Nell'esame, che altro non è che l'esame del, del liquido seminale, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha eh, rivisto dal 2000 al 2010. Nel 2000 eh, il limite minimo eh, per definire un liquido normale, eh, ad esempio in termini di quantità, era 20 milioni uh -huh. per millilitro. Adesso, nel, dal 2010, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che è 15 milioni. Quindi sì, uh, hanno grazie. abbassato, così come anche la, la motilità, così come anche la forma, questi valori di riferimento sono stati abbassati al fine di rendere diciamo, uh, non più patologico ciò che magari nel 2000 era patologico. Non A cosa chiaro. si deve tutto questo? Non si sa. Probabilmente eh, eh, una grande eh, importanza che non va sottovalutata si dà agli interferenti endocrini o meglio tutto quello che di fatto noi mangiamo, eh, certo. terrà pesticidi che in che, qualche modo, sì, uh, pesticidi o che per esso, insomma fattori chimici che qual in qualche modo aiutano a perdere di fertilità. E' questo diciamo sulla quale Influisce. stiamo cercando di lavorare. Passerei mh, e dedicherei gli ultimi due minuti alle tecniche di fec fecondazione che esistono, che sono di diversi tipi. Assolutamente. Andiamo sì. a raccontarle. Molto brevemente: eh, sì, eh, esistono a seconda del tipo di eh, quadro che noi troviamo nell'ambito della coppia infertile. Eh, per eh, fattori eh, diciamo di infertilità moderati, eh, a noi eh, se le tube lo permettono, perché ovviamente eh, devono essere pervie, cioè devono essere aperte, ehm, possiamo andare a fare quella che viene definita una tecnica di filantrazione di, di primo livello che altro non è che un'inseminazione introterina. Che cos'è? Non si tratta nient'altro che eh, dare alla donna dei farmaci che cerchino di stimolare l'ovaio a produrre Uh, due o tre follicoli uh, per i ovulatori, al fronte di uno che normalmente viene prodotto nell'ambito della fisiologia e um, dare un farmaco che serve per farli uh, scoppiare in un momento preciso, ben preciso, nel quale poi dopo noi, dopo un certo periodo, andiamo a fare un'inseminazione, cioè andiamo a mettere il liquido seminale del marito ovviamente trattato, uh, quindi trattato non vuol dire nient'altro che centrifugato e preso gli spermatozoi migliori mm -hmm. con la migliore motorità inseriti a livello uterino con un piccolo cateterino. Questo permette di ri far risparmiare a questi spermatozoi, che sono delle celluline, 15 cm, che di fatto certo. è come se per noi fosse una maratona, e quindi è come se partissimo con una maratona già carichi all'arrivo. E, sarebbe... e questo permette di raggiungere il 18-23% in più di possibilità di avere una, una, gravi una gravidanza. Al secondo, il secondo punto... E sicuramente eh, quando il fattore eh, maschile o eh, femminile che sia eh, indicano la, la possibilità di fare una tecnica di, fe, di, second, di fecondazione in vitro di, di secondo livello si parla di FIVET ma la maggior parte delle volte è una XI, cioè in pratica si bypassa la funzionalità tubarica in pratica si danno degli ormoni ben più eh, importanti in termini di quantità perché si, si induce una superovulazione quindi arriviamo alla, al ciclo eh, al momento del ciclo, in particolare al momento del, uh, dell'ovulazione con numerosi follicoli che poi in sala operatoria si aspirano attraverso un ago. Guardi, la interrompo un secondo sì. perché andiamo in pubblicità e eh, così okay. lasciamo qualche minuto ai nostri telespettatori per fare un, un punto e poi tornare eh, per parlare di nuovo di ginecologia e concepimento. A tra poco. Ed eccoci qui di nuovo con il dottor Andrea Ciardulli, stavamo parlando delle tecniche di fecondazione ed eravamo arrivati al punto di parla del, della tecnica in vitro, di fecondazione esatto. in vitro. Esatto, eh, come dicevo è una tecnica che permette la formazione dell'embrione al di fuori della donna e non in vivo come accade per l'inseminazione introterina, che è quella di primo livello. L'embrione si forma in, in, in laboratorio dove vengono riprodotte le stesse, lo stesso habitat che avrebbe incontrato l'embrione a livello uterino con la stessa pressione parziale di ossigeno, insomma andiamo magari troppo nello specifico, però una volta effettuato insomma, il prelevo ovocitario si mette in, si mette in laboratorio, viene presa viene la cellula uovo e attraverso una iniezione della, uh, di, un, di un solo spermatozoo che viene accuratamente scelto, si ha quello che viene definito X cioè un'iniezione intracitoplasmatica del, del, del liquido seminale, in particolare dello spermatozoo. Eh, so che ha portato dei video. Sì, infatti no, abbiamo un, un video che può ben. Deve, che molte volte l'abbiamo visto, eccolo. Okay. Abbiamo visto nei vari TG. Eh, qui abbiamo proprio l'ago che arriva a, a bucare parzialmente la cellula uovo e a rilasciare lo spermatozoo all'interno della cellula stessa in modo tale che la fecondazione avvenga proprio. Ehm, eh, mentre eh, la Fivet che è una cosa che non, ultimamente sta perdendo un po' di, eh, di Successo, importanza, no? Perché in pratica viene semplice, la fecondazione avviene da sola in quanto viene messo l'ovocita a contatto con più spermatozoi e quindi il migliore, insomma, la vince come esatto, eh, esatto. se la giocano lì, la invece, giocano lì. Invece, invece, così esatto, è una maggiore, eh, una tecnica che consiste in una maggiore finezza e eh, che comunque porta a risultati molto, molto buoni almeno nel 2020. Le percentuali sono... Sì, arriviamo al 35, eh, in alcuni casi anche 40, ma comunque generalmente 35. Uh, di uh, gravidanza mentre nel prima avevamo detto 20... 18-23% esatto. sì. quindi si è alzato poi c'è un'altra tecnica? Eh, sì, perché poi ci sono delle, 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 pazienti che magari hanno, hanno finito la riserva ovarica quindi non hanno più uova uh -huh. ma uh, la loro uh, voglia di maternità uh, prevale e quindi si ritrovano da me di nuovo <ride> nel senso che eh, a quel punto è possibile fare l'eterologa cioè che vuol dire? Cioè, a, a, una delle due parti eh, non è della coppia, ovvero uh, la donna che ha oltrepassato uh, la riserva ovarica, quindi l'ha terminata, può fare riferimento ad un uovo, uovo uh, prelevato da un'altra donna in maniera del tutto anonima um, okay. e quindi la donna può riuscire ad avere una gravidanza seppure in età avanzata o comunque avendo esaurito la, la propria riserva ovarica attraverso l'uovo di un'altra donna fecondato dal liquido seminale di suo. Di suo marito e l'embrione viene prodotto fuori dalla donna e viene impiantato. Quindi infatti viene, la domanda era: viene inseminato eh, precedentemente e poi inserito? Esattamente, cioè la donna non fa più il percorso di stimolazione ovarica, non deve fare nient'altro che aspettare le uova che si fertilizzino e poi viene fatto il transfer, cioè l'embryo transfer. Tutto qua. Stesso dicasi per la, la parte opposta, cioè si può fare un'eterologa anche maschile, cioè quando certo. l'uomo non ha un liquido seminale capace di secondare, si può fare una donazione del liquido seminale, si può fare riferimento a quella e in vitro sempre viene creato l'embrione che viene poi impiantato nella, nella donna. L Importante è che sia consensuale per tutti e due certo. ovviamente. Lei prima diceva che l'ovulo... Cioè, l'uovo preso da un, un, una donna in maniera anonima, è, ovviamente consensuale, certo. è, è anche casuale. No, 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 sono donne Beh, sì. scrinate, sicurissimo sono donne no, scrinate. Tipo, ok, però non si può indirizzare, eh, tipo, io vorrei l'uovo di, di una determinata persona no, non si può fare non si può fare. Il, la donazione anonima ovviamente viene fatta secondo, seguendo delle caratteristiche fisiche della paziente con la donna donatrice. Okay. Quindi, se la signora è alta è mora ed ha gli occhi verdi, si presumibilmente si, si sceglierà una donna che corrisponda a quelle. Anche se, qua devo aggiungere. Un'ultima cosa che molte donne. Sono venute da me ed erano un po' giustamente eh, demotivate in questo, per questo tipo di tecnica perché, come se molte dicessero no, questo non è figlio mio. Ma la verità è che eh, è stato dimostrato in letteratura del, del, che esiste del passaggio eh, transplacentare, del passaggio genetico trasplacentale dalla madre eh, che porta in grembo il bambino. Quindi, di fatto, eh, ovviamente la base è di una donna più giovane di uno, con, una DNA, con una partenza del DNA che è sicuramente più valido, ma comunque esiste un tipo di. Di, eh, di passaggio genetico che può in qualche modo eh, motivare la donna, insomma, nell'ottenere nell questa nella gravidanza. chiaro. E questa cosa vale anche eh, per l'uomo, nel senso che nel momento in cui si sceglie un donatore di sperma si sceglie secondo determinate esattamente, caratteristiche. Esattamente, sì. esattamente, sì. se, se caratteristiche simili a quelle del, del paziente infertile e viene, viene poi messo, sì, ci sono uh, delle provette che in pratica vengono inviate, che sono super, uh, super validate, super certificate, eh, analizzano tutto e poi eh, fanno, fanno la X o la FIVET a seconda insomma, del tipo di, di problema che incorre. Chiaro, chiaro. Quindi è il caso di rivolgersi a uno specialista eh, in determinati casi eh, con determinate tipi, tipologie di fecondazione possibile sopperire a questa problematica che insomma è molto delicata sì concludo dicendo una cosa non certo. è che tutte le pazienti infertili hanno bisogno di tecniche di precauzione medicalmente assistita ecco. cioè esistono ovviamente eh, avete cioè, il problema è che l'inquadramento è multidisciplinare certo ovviamente il dal, del medico della riproduzione ha una, un tipo di approccio eh, sia ginecologico che endocrinologico che anche diciamo internistico se vogliamo ma questo non implica che, che non si possa avvalere di altri specialisti al fine di risolvere la problematica che non sempre deve essere Comunque ehm, è, diciamo risol risolta da una tecnica di precazione medicalmente assistita, eh, possono anche, possiamo anche risolvere il problema. È capitato a diverse miei pazienti che avevano so, un problema di iperinsulinemia o mm -hmm. ipotiroidismo, è, stato se è bastato semplicemente mettere a posto la tiroide un po' l'insulina e sono rimaste incinte autonomamente. Non è che abbiamo bisogno sempre di certo, sappiamo che possiamo ricorrere a quello perché c'è una specifica indicazione a certi tipi di tecniche piuttosto mm -hmm. che ad altri per certi tipi di paziente piuttosto che altri ci sono dei consigli che lei darebbe a chi ci sta guardando eh, che magari è in un momento in cui sta cercando di diventare genitore ma sta avendo difficoltà sì eh, sicuramente mantenere un, un, la calma in quanto che, che però capisco che è molto difficile perché io cerco veramente poi per una forma di deformazione professionale cerco anche molto di diciamo, empatizzare con la, con, la coppia, con la coppia, non con la paziente, attenzione, perché certo. io cerco di prendere in cura la coppia e cerco di empatizzare. Poi è logico che in queste dinamiche ci sono problematiche psicologiche che noi magari med da medico non, noi cerchiamo di risolvere il problema, ma di fatto c'è dietro tutta una, una componente psicologica che è enorme e che altre anche quelle che sono le fisiologiche eh, bilance diciamo, emotive tra, tra la coppia, quindi anche questo è importante, Sicuramente quello che dico è cercare di stare tranquillo che a tutto c'è una soluzione, preso nel 2020 abbastanza eh, probabilmente c'è una soluzione. Ecco. In secondo luogo dico, and dovete andare da chi si occupa di questo nello specifico, perché ehm, il io personalmente ad esempio non mi occupo di oncologia, non mi occupo uh, di chirurgia dei tumori e quindi io ovviamente, come mai mi trovassi davanti a una problematica del genere, delego ai colleghi che si occupano di ciò che eh, è necessario per la paziente. Mm, con questo voglio dire che esiste eh, il medico della riproduzione, il medico il ginecologo endocrinologo che può sicuramente indirizzare, aiutare la, la, la coppia ad avere poi quello che è il loro gol, cioè questo bambino. Quindi è giustamente mantenere la calma, mantenere e la rivolgersi... calma, eh, sì, perché altrimenti si eh, rischia di perdere tanto tempo dietro a eh, persone che magari eh, hanno la sensazione di essere, mh, di essere eh, seguite, ma che in realtà poi mh, perdono importanti anni della loro vita eh, per... Mh, non raggiungere nulla Beh. e poi si perdono molte occasioni, ecco. Chiaro, chiaro. Per trovarla su internet social, eh, se la volessimo rintracciare, come possiamo allora, fare? Eh, come social oh, diciamo sono felice. Eh, intanto qua c'è un video sulla. <ride> sul mio sito eh, che è www.andreaciardulli.it dove uh -huh. io parlo un po' di quello che faccio e eh, c'è la possibilità insomma di eh, prendere in spunto, informazioni, eh, appuntamenti ove mai vuole servisse eh, Dopodiché eh, sui social eh, esiste una pagina de del ginecologo che io chiam che chiamo il ginecologo ma si chiama dr.andreaciardulli uh -huh. eh, che in pratica è una pagina che ha avuto un discreto successo devo ammettere e sono felice di questo perché parlo di, eh, diciamo, faccio una divulgazione medico-scientifica pop eh, in quanto parlo di infertilità e di diagnosi prenatale che è ciò di cui maggiormente mi occupo. E poi c'è la stessa pagina Instagram, si Anche, replica su Facebook, c'è scritto Andrea Ciardulli, ginecologo eh, e quindi è facile trovarmi così. Perfetto, allora io ringrazio il dottor Andrea Ciardulli, ginecologo, <ride> per essere stato qui con noi e averci parlato di questo argomento così delicato. Grazie mille. Grazie a voi per onorato di essere qui. Grazie. E grazie a tutti voi da casa che ci avete seguito fino a questo momento. Io vi auguro buon proseguimento di serata e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie.